Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati. Eccoci nuovamente qui con un nuovo video, un nuovo tutorial, però tutorial dedicato a riciclando con il filo viola, quindi video dedicato al riciclo. Sicuramente in casa tutti quanti avrete un vecchio asciugamano un po' rovinato, buttato lì in un cassetto, dimenticato. Sicuramente sempre in casa avrete anche dei pezzettini di stoffa lasciati là, anche quelli dimenticati o messi per un non si sa mai. Benissimo, tirate fuori entrambi e cosa andiamo a fare? Andiamo a unirli e andiamo a creare i nostri quadrotti struccanti. Qui, come potete vedere, ho utilizzato della stoffa con i gufetti e di qua potete vedere la spugna dell'asciugamano. Quindi, se insomma è un riciclo abbastanza secondo me importante, visto che così potremmo non comprare più salviette struccanti oppure i famosi struccanti, quelli di cotone, insomma, che nel loro comunque inquinano, per quanto uno si possa truccare poco. Per cui io vi invito a provare a realizzarli e vedrete che cambierà un po' il modo di fare. Ovviamente poi questi, una volta sporchi, li ributtate a lavare e poi tornano come nuovi, puliti, e potete riutilizzarli un bel po' di volte, molto più dell'usa e getta. Quindi non mi resta altro che dirvi: provate a realizzarli. Quindi vi lascio il tutorial, ma come sempre, dubbi, domande, qualsiasi cosa potete scrivere qui sotto. Sempre qui sotto trovate i vari link per trovarmi sia sulla mia pagina Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, non dimenticate di mettere tanti pollicini lì su, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, che non vi costa nulla, e attivate la campanella così non perderete nessuna news. Vi lascio subito al tutorial. Ciao, alla prossima! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Per prima cosa ci servirà della spugna, un vecchio asciugamano va benissimo. Poi serviranno delle stoffe o dei tessuti, va bene qualsiasi cosa voi abbiate. Io in questo caso ho questi qua presi a una fiera. Poi servirà la forbice e del filo e ovviamente un ago. Per primissima cosa andiamo a ritagliare sia la spugna che la nostra stoffa nella grandezza desiderata. Io ritaglierò 7 cm, un quadrato di 7 cm e un quadratino di 7 cm. Ho ritagliato i quadrotti 7 cm per 7 cm e adesso andiamo a cucirli. Per prima cosa però dobbiamo girare la parte, diciamo, corretta e la mettiamo così e andremo a cucire tre quarti dei nostri quadrotti. Ecco fatto, ho finito di cucire i tre lati e ho fatto addirittura un secondo giro in modo da rafforzare il tutto. Adesso facciamo il nodo, tagliamo e andiamo a piegare la nostra salvietta. Giratela, mi raccomando, con delicatezza. E adesso andiamo a cucire questa parte qui. Per fare questo lato cerco di andare più dritta possibile e di lasciare pochissimo spazio. Aiutatevi tirando il tutto con le dita. Una volta arrivati qua, tornate indietro e fate la stessa cosa fino all'orlo dall'altra parte. E adesso andiamo a fare un nodo. E tagliamo. Adesso andiamo a tagliare i pezzettini in eccesso di pelucchi vari. Ed ecco fatto il nostro quadrotto fai da te struccante e bello che è pronto. Sicuramente uno non basterà, ne serviranno diversi, quindi mi metto a lavoro e ne faccio altri. Spero che il tutorial sia chiaro, veramente molto semplice, come avete potuto vedere. Ovviamente io l'ho fatto a mano, se avete una macchina da cucire ancora più veloce sarete, insomma.
Insomma, spero che tutto sia chiaro. Dubbi, domande, però come al solito potete scrivermeli qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini all'insù. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!